non posso magari arrabbiarmi alcune volte, riferimenti che hanno alcune persone nei miei confronti, ma io non detesto nessuno. Non mi interessa di detestare, una grande fatica per fare questo. Cioè, preferisco impiegare le mie forze magari in un modo più costruttivo, ma non nel detestare la gente. La Belen Rodriguez ti piace? Belen è molto carina, sì. È una brava persona, è una brava ragazza, nonostante ciò che si vede. Sapete, noi che facciamo questo lavoro, c'è comunque la parte di grande spettacolarizzazione che serve necessariamente per il lavoro che si fa, ma poi siamo comunque delle persone come tutti quanti. Pregi, difetti, virtù e, no, e meno, però siamo tutte delle persone. Cioè io Benè la conosco personalmente ed è una brava donna, una brava ragazza comunque. Allora, marca di cosmetici preferita. Ah, vabbè. Amore, qua ciao. Ce ne sono parecchi. Da Shuemura a Canebo. Potremmo parlare per ore su questo argomento. Per ore. È il mio tallone d'Achille. Faresti la tronista? No, la tronista no, farei sicuramente l'opinionista, perché Maria De Filippi è un'altra donna che stimo molto. Sinceramente non amo quel programma, perché lo trovo veramente un insulto all'intelligenza. Però, come vi ho detto prima, la spettacolarizzazione in certi ambiti serve e quindi evidentemente sì, farei l'opinionista da lei. Casa di moda preferita. Thierry Mugler, sicuramente, in primis, Chanel, Versace, ce ne sono parecchie comunque, non ce n'è solo una. Figlia! Aspetta che sto guardando. La finita con tutto Parlaci cabello. di Dalida. Ragazzi, Dalida, che belle domande queste però. Dalida per me non è più una persona. Dalida per me è un'entità che mi ha accompagnata sempre in tutto il mio percorso anche di transizione. Io la sento comunque vicina, anche se non, ovviamente non l'ho mai conosciuta. È una presenza che sento vicina, che mi accompagna, che mi guida. Guardate che non sono strane queste cose che sto dicendo, io ve le dico perché le sento realmente. Quindi Dalida era molto vicina a tutte le persone, e gay, trans e tutto il nostro mondo. Il fratello di Dalida ovviamente è gay perché c'è ancora Orlando e mi raccontò molti aneddoti di Dalì e della sua vita, che ovviamente non posso rivelare perché sono cose molto personali, e ovviamente sapeva il mio amore smisurato per lei, e quindi quando lo conobbi lui mi rivelò appunto queste sue situazioni stupende. Ma lei mi accompagna artisticamente in primis sempre e anche nella vita, cioè io quando ho bisogno di aiuto, io chiedo a lei, mi sembrerà strano, ma lo chiedo perché per me lei è un'entità che mi sta vicino. Chiedono se hai già avuto fidanzati. Sì, ne ho avuto uno. Ecco, fatemi domande molto più specifiche, molto più profonde, non mi chiedete di queste banalità che io detesto. Scusate, le detesto. Ho avuto un solo fidanzato, il quale ho amato tantissimo. È una storia che è finita non bene, ma le storie delle transessuali sono storie che rimangono sempre sospese nell'aria. Noi non abbiamo mai una fine, ragazzi. La nostra situazione di vita non è una situazione facile sotto qualsiasi fronte. Quindi, soprattutto in quello sentimentale, per noi sono negate molte cose.
per noi è negata una carezza, per noi viene negato il diritto di avere una casa, a noi viene negato il diritto di lavorare, quindi di conseguenza queste cose tutte sommate producono un unico risultato. A noi è negato il diritto di vivere, perché se una persona non ha la possibilità di svolgere un lavoro, di amare, di avere una posizione sociale, di avere una posizione sentimentale, familiare anche, perché anche familiare. Io e Lea siamo state molto fortunate perché abbiamo avuto delle famiglie stupende che ci hanno supportato, che ci hanno accompagnato e tuttora ci tengono la mano, nonostante siamo delle donne risolte e strutturate. Grazie anche a voi comunque, perché io personalmente devo comunque parte, chiamatela come volete, della popolarità, di qualsiasi tipo di cosa, grazie a voi, all'amore che quotidianamente mi dimostrate. Quindi, ripeto, tornando al discorso precedente, per una trans è molto difficile avere queste cose basilari che tutte le persone cisgender hanno e non ci fanno nemmeno caso di avere. Lo sapete che noi non abbiamo mai potuto. Parlo dei miei tempi, quando io ho iniziato il mio percorso. Io non ho mai potuto andare al parco sulle panchine a parlare con un ragazzo, abbracciarlo, baciarlo. Perché non si poteva, perché c'è questo pregiudizio, c'è praticamente questa affiliazione malvagia, malata, c'è questa morbosità che non ci si possa far vedere con una persona transessuale in effusioni semplici. Non parlo di chissà che cosa, parlo di semplici effusioni, un bacio, una carezza. A noi queste cose non sono mai state regalate, non sono mai state donate. E quando è capitato, o erano false, o erano comunque sotto forma di falsità e quindi finalizzate ad altri scopi. Questa è la realtà della transessuale. È vero. Chiedono se ti piace la musica classica. Molto, molto. Mi piace la musica classica, mi piace tantissimo Chopin, adoro Chopin, l'avevo detto anche nel film questo, ma è vero che adoro Chopin. E amo la lirica, amo molto cantare, ho studiato anche canto. Ci canti qualcosina, Ele? Non so che cosa cantare, sinceramente, ora. Io amo tanto cantare, cantare. Ascoltate sempre la musica, ragazzi, perché la musica vi libera, vi fa stare bene, vi apre Dai, il cantaci cuore. qualcosa. La Ele canta benissimo. Ha una voce bellissima. Una canzoncina, un Ma non so cosa, adesso non mi pezzettino. viene in mente niente. Poi è anche un po' tardi adesso. No, sono le 9. Ma sai, qua si sente che io sono in alto. Auto, appartamento molto alto. Sta oliando. Stanno dicendo che ti amano. Grazie ragazze, io amo molto voi perché soprattutto in questo periodo mi date sempre molta forza, mi dimostrate quotidianamente l'amore che provate per me. E questo veramente è fondamentale. Non potendovi riabbracciare perché non vi posso riabbracciare perché ovviamente sono impossibilitata e questa cosa che io non posso riabbracciarvi a me distrugge perché io in tutte le mie date, in tutte le mie serate, lo sapete, io non ho mai negato una foto a nessuno perché penso che chi faccia questo lavoro sia tenuto a fare le foto, perché se io vado in una discoteca e una persona viene, paga un biglietto per vedermi, io devo fare anche 10 di foto con questa persona, perché lui è venuto o lei è venuto per me. Quindi non avendo più questa cosa, questo rapporto fisico, perché io avevo un rapporto fisico, ovviamente non sessuale, un rapporto fisico di carnalità, di abbraccio, di carezze. Io sono veramente, veramente dispiaciuta, sono triste in questo periodo perché non posso più avere questo tipo di contatto con voi. E per me è fondamentale perché comunque chi fa questo lavoro è fondamentale. Cioè, io sono nata e sono diventata popolare grazie alle mie forze,
ma grazie all'amore delle persone. E quindi non poter vedervi più per me è struggente, è veramente brutto. E le chiedono se hai conosciuto la Veneno. L'ho conosciuta molti anni fa, era una persona straordinaria, di grande intelligenza, di grande umanità. Nonostante non avesse studiato, non avesse fatto studi di chissà che tipo, però la vita, la sua vita l'ha resa una donna forte, una donna scaltra, perché ci vuole scaltrezza per destreggiarsi in un mare di cattiveria, perché noi transessuali ci destreggiamo quotidianamente in un mare di cattiveria. Noi è come se fossimo tutte quante in un mare senza onde e senza remi. Questo è il paragone che io vi faccio. Immaginatevi di stare in mezzo a un oceano da sole, su questa barca, senza onde e senza remi. Io mi sento così. Chiedono, aspetta. Dicono che sei meravigliosa, che sei una donna meravigliosa. Grazie, Chiedono se hai la fedina penale pulita. ragazze. Ma ovvio che sì. Consigli per debuttare nel mondo dello spettacolo, Ele. Ah. Anche qui si potrebbe aprire un discorso che durerebbe 2 anni di diretta, praticamente. È molto difficile, è molto molto difficile. Soprattutto Dicono quando sei una trans. che ti vedono triste questa sera. No, non sono triste, perché sono un po'. Mi sono rattristata, ma non sono triste perché sto affrontando degli argomenti con voi che mi danno tristezza, ma non sono triste. Mi danno tristezza, come ho detto, perché, come ho detto prima, non posso vedere le mie persone, la mia gente, il pubblico, le persone che mi seguono, che mi amano, non posso vedere le mie amiche, cioè con Lea ci stiamo vedendo adesso, ci sentiamo 200 volte al giorno, ma non ci vediamo perché lei è a Genova, perché sono a Milano, ora lei è a Milano per lavoro, ma deve scappare via, insomma, sono tante cose. Greta è lontana, sono tante cose che tutte sommate creano amarezza più che altro, non è tristezza, è molta amarezza. È vero. Poi vediamo. Oh, la mia Ti figlia. vogliono felice e sorridente, ricordatelo. Ragazzi, io faccio molto sorridere le persone, però ricordatevi che fare sorridere me è molto difficile. Molto molto difficile. Sì, la Greta sta bene, ragazzi. Sì, la Greta sta bene, è dalla famiglia, presto tornerà a Milano. Adesso è da Clubhouse, è su Clubhouse praticamente da 20 giorni ininterrottamente. Quindi non la sentiamo perché è fissa con questo Clubhouse. Non sappiamo niente. Guardate Lea, ecco, guardate in questo frame, in questo frangente, il viso di Lea quanto è bello, è Ma stupendo. No, amore, tu non ti rendi conto. dove? È stupendo, stupendo. Che segno zodiacale sei, Ele? Cancro. Come mia rosa. Come mamma, Come sì. mia rosa. Poi Non facciamo. sento neanche la mamma di Lea da tanto No, è tempo. vero. Sapete quanto io ami le mamme? Io ho un amore smisurato per le mamme. Venerate sempre le vostre mamme, perché le mamme sono una cosa fondamentale per le nostre vite, ragazzi. I genitori, state sempre vicino ai genitori. I miei in questo periodo hanno avuto dei problemi, quindi è stata molto difficile anche per loro. Sono stati malati di questa malattia, orrenda,
e ne sono venuti fuori. Io ovviamente non potevo andare da loro. È stato terribile, terribile. Tua mamma, no, no, ragazzi, la mamma della Ele non vive con lei. No, non vive, mia mamma vive sul lago, non qua. Poi stanno chiedendo. Olio a cara, olio a cargiela, agora, olio a cargiela. Scema. Olio Allora. a cargiela, agora, eh? Amore, sai benissimo che c'è chi dice invece come ha fatto quella lì con quella faccia. Dai, Vabbè, tesoro, ma basta vedere dove sei tu e basta vedere dove sono loro. Cioè, sapete, vi voglio dire questa cosa. Noi siamo molto bersagliate, purtroppo, per esserci sporte così molto a livello pubblico. Lea è conosciuta ovviamente in tutto il mondo, perché sapete che quello che ha fatto, la modella, ha fatto anche dei programmi qua in Italia, ha fatto Ballando, ha fatto delle belle cose. Però nonostante noi spendiamo sempre delle parole e delle azioni per la nostra causa in quanto trans, veniamo sempre ingiustamente criticate, giudicate, anche in modo molto violento e molto crudele. Se solo sapessero queste persone, la bella per io parlo di Lea perché è come se fosse mia sorella, la bella persona che è Lea, l'eleganza d'animo e la gentilezza che ha nel cuore, non parlerebbero più in questo modo, perché si renderebbero veramente conto che stanno andando verso una cosa più grande di loro a livello energetico, a livello spirituale anche, perché noi abbiamo fatto un lavoro interiore assolutamente spirituale e estrapolando la nostra energia per regalarla agli altri, per regalarla e fare in modo che gli altri possano stare bene grazie a questa energia. Io personalmente ci sono dei momenti in cui sono molto arrabbiata, ma io cerco di trasformare questa rabbia in energia positiva, anche se mi puntano il dito, me ne dicono di qualsiasi tipo di colore, ma a me non importa nulla perché io sono una persona libera. Io ho scelto di essere quella che sono, ho scelto di essere la donna che sono, e vale a dire con un'esteticità molto forte, perché io volevo essere esattamente questo. Ognuno di noi sceglie come essere. Eleonora ha scelto di essere con le unghie di 40 centimetri, con i capelli, con la bocca in un certo modo. Come sono, lo sapete, un'altra sceglie di essere l'opposto mio. Ma tutte queste due situazioni sono libere scelte. Quindi io non sono nessuno per dire, giudicare tu che hai fatto una scelta diversa dalla mia e tu non puoi giudicare me, perché io a mia volta non ho scelto di essere e di identificarmi magari in una donna biologica cis, perché non mi andava bene. Però purtroppo questa cosa nella testa delle transessuali non riesce evidentemente ad entrare. Olia Cargiela Goren, Ma siamo bellissime, amore, è una cosa. Olia Cargiela! Allora, vediamo altre domande. Ele, aspetta che devo mettermi così per leggere. Sei amica di Vladimir Luxuria? Sì, molto. La conosco, ci conosciamo. Ovviamente non è un'amica come Lea, però è una conoscente, è un'amica comunque. Tra l'altro siamo nate lo stesso giorno Ah sì. e sì, a giugno, anche lei il mio stesso giorno, ed è una persona con una grande cultura, con un grande savoir-faire, con una grande padronanza di linguaggio. Cioè, io adoro Vladimir comunque. Chiedono se sei innamorata. Io sono innamorata di me stessa,
ma non della mia esoticità. Sono innamorata in cui sono arrivata e che continuo comunque a perseguire quotidianamente. Sono innamorata di questo. Io, ragazzi, non credo più di poter avere un sentimento con un uomo, perché gli uomini mi hanno mentalmente distrutta a livello sentimentale, e quindi in base a questo io non credo più di poter avere un rapporto sentimentale con loro. Mia figlia. Che si è scaricata, si sta scaricando. Olia, olia cargiera. A cara Olia, Deva, cara Gerla, olia quante ce ne cargiera. hanno dette a noi, a Ele? Amore, tante. Quante, quante. Olia. Parge papu. Ma adoro così. Molto share anche. Il capello fa amore, Mamma, ma sono bellissimi. Sono stati bravissimi. amore, ma sai che era bravo questo Ma ti veramente? ho detto che sono stati bravi. Poi figurati con le luci. Non mi sono vista, eh. Ma amore, io già so. Allora, vediamo. Capelli sono stupendi. Cosa dicono qui? Figuriamoci se io, una persona che ha fatto quattro Non chiacchiere, pare, mamma mia, ma quella lì, ma come ha fatto ad operarsi quella lì con quella voce, con quella faccia che si veste in quella beh, maniera? amore, si è operata lei e poi ha deciso di fare il lavoro più vecchio del mondo. Quindi una donna che si considera tale come donna cis, non vedo perché poi debba addentrarsi nel lavoro più vecchio del mondo che sono costrette purtroppo a fare gran parte delle transessuali. Quindi è inutile che continui a insistere sotto questo fronte, perché lei ha un atteggiamento completamente e assolutamente da trans. Ah no, lei dice che lei è cis No? e che noi siamo dei travestiti. Infatti parlano in un altro modo, tesoro. Infatti. Infatti parlano carta canta, tesoro. Perché se tu scrivi Lenoir Ferrucci su Google ti esce determinate cose. Se scrivo il suo nome su Google, che cosa mi può uscire? Magari le impronte digitali che le hanno prese qualche sera in qualche questura. Ah no, lei c'è la morte con noi. Ragazzi, scrivete il nome di Lea T che vi esce Wikipedia. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa parliamo? Di questi personaggi minori. Sono dei personaggi minori. Poi mi fate dire delle cose non belle. Non è che non sono belle, io li considero veramente dei personaggi minori, ma non per andare a ledere la loro personalità. Non parlo perché voglio essere superiore, no. Parlo perché in base ai loro atteggiamenti alquanto esecrabili, loro si identificano meccanicamente in persone minori. Non sono io a dirlo, sono i loro atteggiamenti che fanno sì che loro si possano annoverare nella lista delle persone minori. Chi è? Olia Cardera! Cos'è che dici? È il trucco, amore, sto cercando di reggere. Olia cara Dela! Chiedono di chi stai parlando. Ragazzi, non posso dirlo. Perché dovrei fare questa pubblicità a questa persona? Esatto. Già abbiamo parlato troppo. Non state, tesoro, non state parlando con il fruttivendolo sotto casa qui, eh? Cioè, noi siamo seguite da migliaia
migliaia di ore a Brava! casa. Brava! Cioè, abbiamo comunque un seguito di persone molto autorevoli. Io o lei, perché dovremmo dire il nome di questa persona? Dare Non ci ha perle ai fatto porci. un bonifico per fare in modo che questo accada. Sei Non ci ha fatto un meraviglioso. bonifico per fare in modo che questo accada. Me occupa ela. Esatto. No, non è la d'Urso. No, no, ragazzi, non hanno nulla a che vedere con le presentatrici, non ha nulla a che vedere con la televisione questo, eh. Stiamo parlando di una nostra conoscente con la quale abbiamo fatto 3-4 chiacchiere in un bar. Non bar. Altro, questa persona è stata anche instradata carinamente da Lea in un mondo che non le apparteneva dello spettacolo, specialmente in un determinato tipo di situazione che Lea stava vivendo in quel periodo a livello televisivo. Lei, appunto, tramite Lea fu instradata, perché Lea l'ha voluto aiutare sotto questo aspetto, e fu instradata in una festa. Cioè, ragazzi, pensate che abbia detto grazie? No, ha detto solo parole a proposito, brutte, di cattiverie disumane. Ma scusate, ma cosa dobbiamo fare come Ponzio Pilato qua? Cioè, ma scusate, se non sapete chi è Ponzio Pilato, no, tesoro, mettete Google, io non ho tempo di spiegarvi. Brava. Con me si può parlare di qualsiasi cosa, ragazzi. Io posso spaziare sotto qualsiasi aspetto. Volete parlare di Platone? Parliamo di Platone. Volete parlare di Ponzio Pilato? Volete parlare di Dante? Parliamo di Dante. Volete parlare di lavatrice? Parliamo di lavatrice. Volete parlare in francese? Io vi parlo in francese. Volete parlare in inglese? Io vi parlo in inglese. Volete parlare in tedesco? Vi parlo in tedesco. Volete parlare in portoghese? Vi parlo in portoghese. Ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi, qua? Ma c'è una grande cultura. Brava. E come, amore? Volete parlare di botanica? Parliamo di botanica. Volete parlare di chirurgia? Falange chirurgia. Tutto si può parlare con la Ele, è vero? Con quella lì, invece? Quattro chiacchiere in un Non parla. Ma infatti le sue amiche chi sono? La Lupino e quell'altra disgraziata con le gambe Elephant Man. Ma è potente questa, eh? Ti è piaciuta Elephant Man? Neanche uomo, Elephant Man. Quelle gambe con tutto il silicone alle caviar.